Questo programma è offerto da... Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Pensare anche a vegetariani e poi gli si dà l'idea anche per vegani, e ci sono anche loro, anche così bisogna fargli, e che ci si deve fare. Oggi si prepara una crema di ceci con crocchette di farro. A me la mega manca, a me che non sono vegana, non sono nemmeno vegetariana, però ogni tanto fa bene anche a noi, va bene? Allora, incominciamo con le crocchette. Le crocchette si prende il farro cotto precedentemente, cotto bene. Noi si va a metterci lo sale ora, Noi si va a metterci un po' di parmigiano. I vegani non ce lo mettano, va bene, non ci mettano niente. Poi si amalgama bene. Mi serve i guanti, sai Natalia? Perché con le mani, se no faccio confusione. Un pastrocchio. Ah, eccoli qui, non li avevo visti. Metto guanti perché si va a impiastricciarsi tutti. Questo qui, un po' di farina di ceci, ecco qua, si amalgama bene. Prendo una teglia con la carta forno e vado a preparare le polpettine, le crocchettine praticamente. Si compattano bene bene. Così le passo nel pan grattato e si mettono qui. Prendo un altro po'. Così. Un gocciolino. Io le passo con un po' di pan grattato, però le potete mettere anche senza, non c'è problema. Le cose, le ricette non sono proprio prese, scritte lì. Ora, se fossero ricette di dolci, che ci vuole, devi essere preciso, ma trattasi di ricetta salata, uno può anche variare. Ecco qui. Thank you.
per farlo stare insieme il farro deve essere cotto proprio bene, perché almeno diventa, sembra diventi un po' più colloso, ecco, il riso tira fuori l'amido, un pochino lo tira fuori anche il farro e quindi sta più insieme. Farro e glutine. Ecco qua. Facciamo queste polpettine perché poi le devono essere anche buone, eh? Anche per un aperitivo. Uno le prepara, le fa, le mette con una saltina di pomodoro, qualcosa. Buone. Anche con degli aromi, delle spezie ci potete mettere. Io le faccio semplici, semplici. Ci starebbe bene anche un po' di curcuma. Un po' di curcuma ci sta parecchio, ma parecchio bene, secondo me. Ecco, ora questo lo tolgo, lo metto qui, tolgo i guanti, ecco qua, e si va di un gocciolino di olio. Sulle polpettine. Ecco qua. E si mette in forno, vi? Si inforna perché sa da preparare. È tutto già cotto, quindi io lo metto alto, tutto a 230, a tutto fuoco, diciamo, sopra e sotto, e le faccio dorare un po'. Intanto, mentre le polpettine cuociono, si va a fare la crema di ceci. Si prende l'olio, se ha mai l'olio ci vuole, aglio e un po' di rosmarino. Date, gli si va a dare l'aroma. Si fa prendere un po' di sapore e si butta i ceci già lessati precedentemente con la loro acqua e si vanno a cuocere, a insaporire, via! Sempre a portata di mano il brodo vegetale per allungare i ceci, eventualmente avessero bisogno di un po' di liquido, un pizzico di sale e un po' di pepe. I ceci sono pronti, ora si mettono qui, prendo anche questo, aspetta, spingiamo, levo questo. No, brucia. Aspetta, facciamo
facciamo così che sa meglio, vi? Quell'altro la mette lì. Prendo anche un po' di brodo vegetale, lungo, ecco qua, e vado con il mini primer a fare la cremina. Io qualche ceccio ce lo lascio perché a me mi garbano. Se volete fare, potete fare cremina e aggiungere anche un po' di ceci. Le polpettine sono pronte, eh? Un altro pochino di brodo vegetale, brucia, oddio. Ecco qua. Metto prima, versiamo la cremina. Nella ciotolina, così. Un filino d'olio. Un po' di pepe. Ora si prende le crocchettine che sono fatte, ecco qua, e si vanno a mettere qui. Un pochino di rosmarino, così, e un altro filino di olio. Olè, pronti. La cremina di ceci con le crocchette di farro è pronta. Io dall'agriturismo Cannavota in vicina Follonica vi do appuntamento per domani alla solita ora. Io e Livio Pesca vi auguriamo un buon pranzo. A tutti, ciao, a domani. Questo programma è stato offerto da... Mar Blu è Ilio Pesca Prato. Il mare sulla tua tavola.